Allora, torniamo da Claudia prima di... Ah, non si può andare col cavallo, vero? Che palle! Com'è irrealistico il modo di scalare le scale di sto qua? Madonna! Tanto loro stanno al primo piano. Va bene, dai, fai così. Contento adesso? Ok, lo so. Cinque più... Ah, cinque? Minchia, pensavo di averne accorti di meno. Ma cade giù? No, che palle. Sono venuto su per nulla. Ah, uffa. Ok, cominciamo con la rendita della villa. Salute, Claudia. Nostro zio è un mostro. Sono davvero offesa. Che cos'è successo? Mi sta facendo lavorare. Oh no! Se fosse qui, non starei certo marcendo dietro uno scrittoio. E quali sarebbero le condizioni di questa sorta di schiavitù? Visto che qualcuno ha deciso che staremo qui, lo zio ha suggerito che cercassimo di racimolare i soldi per ristrutturare la villa. Il fatto è che non ce ne sono. Le procuro io un po' di soldi. Fantastico, più lavoro per me. Che vuoi che ti dica? Va bene. Madonna, che palle che sei! Migliorie al borgo ne terrò traccia su questo registro. E non avendo niente di meglio da fare, prenderò anche nota degli oggetti che porti. Se alla fine riuscirai davvero a far andare bene le cose qui, forse i viaggiatori ci faranno visita e spenderanno qualche soldo. Dubito che qualcuno lo faccia, ma nel caso terrò il loro denaro in questo scrigno. Dovrai farti vivo tu per portarli in banca, perché quando sarà pieno, io semplicemente terrò per me i soldi che non ci entrano. Capito? Sta bene. Ciò significa che bisogna andarli a prendere. Allora, riepilogo. Ok. Praticamente siamo a 197 fiorini ogni 20 minuti. Cazzo. Tutte e 22 le armi. Ok. Vediamo cosa sistemare. Buongiorno. C'è qualcosa che non... Ser Mario mi ha assunto per riparare questo pasticcio, ma erigo palazzi, non compio miracoli. Senza soldi non posso riparare nessun edificio. E se qualcuno vi desse i denari? Allora ne potremmo parlare. Dovete essere Ser Ezio, giusto? No. Sono tuo padre. Piace questo architetto! Diventa molto garbato quando fiuta il Ne ho denaro. bisogno se volete che vi aiuti con questo borgo. Ho stilato una lista di preventivi per le nuove botteghe e le ristrutturazioni. Portate l'oro, scegliete l'edificio e io mi metterò al lavoro. Se vi costruissi una bottega, lì potreste comprare a prezzi più bassi. Più denaro, Sconto del 2-3%, tipo. maggiore sarà la... Spoiler. E per le ristrutturazioni, beh, ridarete lustro al borgo e alla villa. Da quel che mi dice Ser Mario, questo premeva molto al vostro trisnonno. Inoltre, finanziando botteghe e ristrutturazioni, aumenterete il numero dei visitatori, accrescendo le entrate. Per cui, perché non dare un'occhiata ai progetti? Allora, bordello, cose così non si possono restaurare per ora, però, per esempio, il mercante d'arte potrebbe far comodo. E come se potrebbe far comodo? Buon viaggio! Così almeno posso comprare la mappa del tesoro e andare a cercare tesori. No? Come sono intelligente. Quanto ci capisco. In effetti è messa malino ora la villa. Molto male. Boom. Vabbè, ogni volta è un must che cadiamo da qua. Avanti, amici! Il metallo si paga di meno! Avanti, signori! Vi mostro di nuovo... Dipinti, mappa del tesoro, Monteriggioni. Bomba. Dipinti anche, dama con l'ermellino. Sto qua costa parecchio. Grazie per la vostra... Va bene. E adesso io mi divertirò, ovviamente tagliando tutto quanto, a raccogliere tutti gli scrigni e poi fare altri investimenti. Allora, ragazzi, non sono riuscito a raccogliere molto. Adesso vi spiego anche perché.
La prossima missione che faremo ci porterà sottoterra, dove ci sono alcuni scrigni nascosti. E oltre a quello ci sono alcuni scrigni qua sulle mura che sono irraggiungibili, perché finché non restauriamo tutto non ci sono gli appigli per poter arrivare dove vogliamo arrivare. Ho già raccolto 1069, in realtà non è che li ho raccolti, sono quelli che mi rimangono, perché ho già restaurato più di qualcosa. Buongiorno. E adesso vi faccio anche vedere. Diamo un occhio alla lista. Ho restaurato mercante d'arte, banca, fabbro, medico, sarto, quindi diciamo che i beni di prima necessità sono tutti stati aperti, e poi la chiesa, perché c'erano due scrigni dentro, quindi li ho voluti assolutamente restaurare. Per gli altri dovrò aspettare la rendita, che è già di 1000 fiorini abbondanti. Detto questo, dobbiamo andare da zio Mario. Ezio, ragazzo mio, credo sia tempo di mostrarti una cosa. Il mio cazzo. No. Se c'erano già i motori all'epoca. Qua dove riposa l'armatura di Altair, giusto? Bellissimo. Questo è il santuario. Fu costruito da mio nonno per onorare la memoria dell'ordine degli assassini e proteggerne i segreti. Guardati attorno. Questi sono gli assassini che hanno difeso la libertà degli uomini quando era in pericolo. E questa è l'armatura di Altair. Si sa poco della sua vita, ma l'armatura è molto leggera e robusta. Te la darei, ma non so come prenderla. Il mio bisnonno una volta disse che sarebbe rimasta inaccessibile finché tutti i suoi protettori non fossero tornati interi. Ho sentito parlare di alcune cripte sparse per l'Italia, tombe segrete, piene di tesori. I sei furono spostati lì secoli fa. Forse hanno qualcosa a che fare con tutto questo. Quando ero giovane, andai anch'io alla ricerca dei sei, ma senza successo. Sei un bischero. Magari a te andrà meglio. Tradotto, sei palesemente un bischero. Per avere la sincronia perfetta con Ezio, devi procurarti l'armatura. Sì, non ti preoccupare, che piano piano si fa tutto. Devi stare serena e tranquilla, ok? Tanto per ora più di così non posso fare. Anche perché la prima si troverà sicuramente a Firenze. Qua non c'è rendita. Con Claudia poi mi attacca al pippone, quindi possiamo anche uscire. Oh, mortacci tua. Muoio. Avanti, un salasso alla settimana. Ok, devo tornare a Firenze, quindi proprio me la metti così, e allora così sia. Dritti verso Firenze. Per forza. Che poi Montirigioni e Firenze, ragazzi, sono parecchio distanti l'uno dall'altro, eh. Eccoci tornati a casa. 1478, quindi sono passati ben 2 anni dall'uccisione della famiglia. Oh, finalmente il sole sulla città, secondo me, più bella d'Italia. Ora non si offendano i romani. Io ci vivo, però tutta un'altra cosa qui.
E allora subito da Leonardo. Ezio, sei ancora vivo? Più o meno. Che posto. Gli ultimi 2 anni sono stati generosi con te. Ma tu non sei più lo stesso, non è vero? Speravo che potessi aiutarmi con una certa cosa. Qualunque cosa per te, amico. Ah, ne hai recuperata un'altra. Magnifico. Questa è complicata. C'è un uso molto abile di lingue antiche. Forse se riuscissi a... Oh. Ah, sembra una specie di manuale con differenti tecniche di assassinio. Posso vedere? Aspetta, questo cos'è? Non è proprio un progetto questa volta. Solo alcuni schizzi. Che cosa se ne potrà ricavare? Ma certo! E perché no? Ma che idea ispirata! Potresti realizzarlo mentre studio quel frammento del manuale. Prendi. Chiederò al mio assistente di sistemarti dei manichini su cui far pratica. Ehi, Vincenzo! Teoria pratica, dove impareremo gli assassini dai nascondigli, cose varie, cose che ci porteremo avanti per parecchio tempo finché Assassin's Creed non ha cambiato il franchise nel 2017 e vaffanculo. Comunque, da una sporgenza, da un carro di fieno e in volo. Easy peasy. Fossero così leggeri i corpi. Comunque, uno è fatto. Inviando a Firenze un altro segnale di disobbedienza. Due. Pare che i giovani della città abbiano... Ma certo, anche se non mi riporti giù, potevo andarci da me, eh. E a posto. Andiamo alla bottega. Ce l'ho fatta. Su, vieni. Guarda. Prendi, provala. La seconda lama? Non c'è di che. Devo vedere qualcuno finché sono qui. Ma non posso avvicinarlo pubblicamente. Sai per caso come potrei... La volpe. La volpe? Shh. Capisco. Ma hai idea di dove possa trovare una... Al mercato. Magari vicino al mercato dove stanno i ladri. Sta attento, amico. Mille fiorini in saccoccia. Di sicuro è utile. Ok. Allora, siamo a Firenze e quindi è arrivato il momento palese di trovare altra roba. Aprire altri scrigni, fare altre cose.